Amici di Giacomo, buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, siamo tornati di nuovo in diretta e questa mattina il nostro approfondimento è legato alla sanità, ovviamente, e soprattutto a tamponi e vaccini. Siamo qui a SST Lariana, all'ex ospedale Sant'Anna, in via Napoleona, con il responsabile dell'area tamponi, anche dell'area territoriale, che è Carmine Paparesta. Buongiorno Carmine, Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Intanto grazie di averci Grazie a ospitato. voi. E, facciamo subito vedere Stiamo questo vedendo in gruppo di lavoro. diretta Buongiorno ragazzi, gli intanto infermieri buongiorno. di famiglia che svolgono l'attività dei tamponi domiciliari, Quindi quindi loro vanno in questo momento a fare presso il domicilio di delle persone persone che che non... necessitano del tampone, che sono impedite A a spostarsi. spostarsi. Me il resto invece, dottor Paparesta, lo possiamo anche far vedere visto che non ci sono auto in questo momento, giusto? Sì, Sì. sì. Ecco, non ci sono auto, ci sono i ragazzi che stanno lavorando. Ecco, loro effettuano tamponi qui praticamente in questa tensostruttura che ormai Tensostruttura è operativa storica. da tanto tempo e lo effettuano sempre praticamente, Sì. giusto? Anche strane a Ferragosto. In questo periodo l'unico giorno in cui ci sarà la chiusura è Ferragosto. Per cui, osservando quelle che sono le disposizioni di ATS, noi abbiamo pensato, essendoci 2 giorni festivi consecutivi, che sono sabato 14 e lunedì 15, comunque di offrire la possibilità di non avere, come dire, una pausa di 48 ore, per cui suppliremo con il servizio dalle 7:30 alle 10:30 domenica 14 Quindi agosto. domenica 14 il punto che vedete in questo momento è È aperto, ci aperto. sono, vedete, non c'è una grande affluenza rispetto ai mesi A ciò. scorsi, quando ci ricordavamo anche code, io ricordo chilometriche qua Chilometriche. per arrivare a fare il tampone, abbiamo visto qualche macchina questa mattina, devo dire che tutto sommato la Sì, la situazione è... situazione ricalca quello che è l'andamento, come dire, epidemiologico in tutta Italia, quindi Una cosa stiamo. importante, magari, dottor Paparesta, è spiegare per chi viene a fare il tampone, cosa deve avere, perché Il due. tampone presso le tendostrutture è sempre su prescrizione, quindi in Ricetta del qualunque medico. caso il cittadino non può accedere liberamente se non per un tampone in solvenza. Quindi nell'eventualità la persona avesse sintomi, non contatta il proprio medico e si reca presso le nostre strutture in maniera, come dire, volontaria, ha la possibilità di accedere al tampone così come se andasse in farmacia. Quindi questo è un capitolo a sé Okay. stante. Per il Orario, ha detto resto, l'orario, ricordiamolo ancora che è importante. allora, l'orario della tendostruttura di via Napoleona è tutti i giorni, quindi dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15, quindi una fascia oraria molto estesa. Il sabato o i giorni prefestivi dalle 8 alle 12, al momento nei giorni festivi, ma è una, come dire, situazione solo di queste ultime settimane estive, il servizio è chiuso, ma a fine agosto, quindi dall'ultima settimana di agosto in poi, riprenderà 7 giorni su 7, per cui non ci sarà nessun momento, come dire, di sospensione del servizio. E questo in ottemperanza anche a quelle che sono le disposizioni regionali in tal senso. Ecco, Ecco, Regione intanto. Lombardia si è anche attrezzata, questo volevo dirlo, visto che lei ha ricordato i momenti, come dire, di affanno che hanno Sì, io riguardato tutta ricordo, sono Italia. venuto qua, c'erano dei momenti dove, ecco, le code, le auto, le persone in attesa di fare il tampone, dottore, erano veramente incredibili. Si ricorderà anche a dicembre scorso c'era coda che arrivava fuori, addirittura in via Napoleona, nelle zone adiacenti. Era un casino, Sì, diciamocela. perché diciamo era stato anche mal interpretato, poi diciamo sono state necessarie alcune correzioni, le disposizioni dell'accesso libero da parte del Ministero, per cui molti Esatto. cittadini hanno assaltato i punti tampone, le farmacie, come dire, intuendo che fosse una possibilità l'accesso libero. Accesso libero si intendeva sempre su prescrizione, la cosa Esatto. comunque permane, quindi.
Quindi questo è importante, Questa è ricordiamolo, un'attività. ricordiamolo, rimane, ecco, ci vuole la prescrizione del proprio medico per venire qua a fare il tampone, qua dove ci troviamo in questo momento. Un'ultima cosa, poi Anche passiamo. la prescrizione da parte di ATS per il tampone di Fine, esatto, quarantena, ecco. chiamiamola quarantena. Oltre a questo, via Napoleone, l'ex Sant'Anna, quali sono gli altri punti I tamponi, punti dottor tampone Capparesta? al momento funzionanti sono Cantù e Menaggio, entrambi da lunedì al venerdì, quindi diciamo l'offerta ora è su tre postazioni che drenano tutta, Quindi diciamo, la Como, popolazione via Napoleona, Cantù, Cantù, via Domea, esatto, dove c'è l'ospedale, dove c'è l'ospedale, e esattamente via Martiri di Nassiria, ecco, per essere proprio esatto. precisi, e presso l'ospedale Erba Rinaldi di Menaggio è l'altra postazione. Al bisogno, come è successo durante la pandemia, sono attivabili altre postazioni mediante o mezzi mobili o diciamo postazioni fisse, sia sull'Omazzo sia su Olgiate Comasco, ma in questo momento Non fortunatamente c'è, anche grazie. esatto. Quindi facciamo solo vedere un attimo ancora loro. Questa è la postazione, il famoso punto che si fa. Ecco, questi sono i ragazzi pronti che stanno lavorando da questa mattina. Effettivamente, dottor Paparesta, ricordo delle code che erano decisamente molto più intense rispetto a quello di oggi. Ecco, questo è il punto tampone di via Napoleona, perfetto. Li lasciamo lavorare e passiamo al dottor Carrano. Buongiorno, che così ci spiega anche. Buongiorno dottore, Buongiorno, grazie buongiorno. allora a Paparesta. Quindi punto tamponi, tranne a Ferragosto, Sempre sempre sul sul pezzo. pezzo, assolutamente. Buongiorno dottor Carrano, Buongiorno, buongiorno. buongiorno, Senta, responsabile dell'hub vaccinale, anzi magari facciamo due passi, buongiorno. Sì. andiamo e a questo punto facciamo il punto della situazione anche per quanto riguarda i vaccini. Com'è la situazione? Come siete sempre aperti? E a chi vengono consigliate le famose quarte dosi? Se stanno funzionando, dottor Carrano? Ma adesso in questa settimana abbiamo visto un calo. Abbiamo visto un calo dei vaccinandi, Ma può ma che è essere anche fisiologico. fisiologico perché siamo ad agosto. Ho guardato un po' i dati ultimamente, sì, un paio di settimane fa viaggiavamo tra i 300 e i 400 al giorno, quindi un buon numero. Poi la settimana scorsa siamo scesi tra i 200 e i 300 e ieri per esempio sono stati vaccinati 124 persone. Quindi insomma un calo Ci fisiologico, sta. lunedì è Ferragosto e ci sta. Siete aperti sempre, dottor Siamo Carrano? aperti sempre, tranne i 3 giorni della settimana tra il 22 e il 29, ma poi sul sito C'è anche il usciranno, sito ufficiale sì, SST comunque tre Ilaria. giorni Ecco, veniamo siamo qua, facciamo più. proprio due passi con il dottor Carrano e andiamo vicino proprio a quello che è l'hub. Perfetto, qua no? Scusa, anzi no, di qua, sì, saliamo di qua e vi facciamo vedere, ecco, dove. Quindi per fare il vaccino dovete venire qua, questo invece è il punto tamponi che abbiamo già fatto vedere che funziona. Ah, Ecco, l'entrata, scusami, di qua, l'entrata è di qua, l'entrata di esatto, qua. infatti. Allora andiamo all'entrata. Quarta dose, Sì. questo è un argomento del quale per il momento siamo agli over 60, dottor Carrano, Adesso giusto? sì, Ecco, siamo questo è l'ingresso appunto della hub vaccinale di via Napoleone. per semplificare molto, Prego. molto, così Ok. le persone ci capiscono. Over 60, cioè al di sopra dei 60, sani, fragili o portatori di malattie croniche, tutti quanti, anche i sani, quindi si dovrebbero È vaccinare. un invito, È un diciamo, booster, un un boost. secondo booster, cioè la quarta iniezione praticamente. Ecco, questo è l'ingresso proprio, vero e proprio, no, della Sì. struttura, è questo qua, adesso lo facciamo vedere, eccolo qua, perfetto. Quindi questo è l'hub dove appunto per chi vuole venire qui può fare appunto il vaccino. Bisogna prenotare, dottor Carrano? Sì, sarebbe meglio Ecco, meglio la prenotare perché prenotazione. sennò si crea un affollamento, ma anche gli autopresentati sono accettati perché marito e moglie, due anziani, eccetera, possono essere accettati. Quindi anche quello può andare assolutamente. Assolutamente sì. Ok, perfetto. Però è meglio, diciamo, prenotare in modo tale che anche le Quindi risorse. anche a ridosso di Ferragosto, se qualcuno dovesse decidere, ovviamente, come diceva il dottor Carrano, gli over 60 sicuramente al momento siamo arrivati lì come Sì, indicazione del Ministero, no? l'hub è chiuso domenica e lunedì. Quindi domenica 14 e lunedì 15 è chiuso l'hub Certo. appunto di Via Napoleone, tutto il Tutto il resto. resto degli altri giorni sì.
Perfetto, ecco. Dicevo, il Ministero ha detto per il momento ci fermiamo lì agli over 60, poi che cosa succederà in autunno, dottore? Come se le Questo è il chiedessi. terzo anno, 20, 21 e 22, il terzo anno e quindi siamo preparati a tutto. L'impressione mia, però personale, di esperienza, è che ci sarà sicuramente la vaccinazione di massa ancora. Ecco, c'è anche chi come Maurizio dice, ma è vero che i vaccini veri per la quarta dose ci saranno soli da settembre? Boh, non lo so, io credo a lui, No, credo che siano veri anche questi. non abbiamo notizie di nuovi vaccini. Ecco, ok. L'impressione è che Quelli comunque attualmente quelli sono. attualmente funzionano, naturalmente con la variante Omicron 5 hanno una possibilità, diciamo, di diminuire l'infezione minore rispetto al virus precedente. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre l'anno scorso avevamo una copertura del 93-94% di possibilità di non prenderlo, adesso si è un po' abbassato, questo è sicuro, però rimane sempre molto valido. Ecco, perfetto, questo è molto importante, detto appunto dal dottor Carano. Ciao anche ad Angela, buongiorno cari ascoltatori. E allora, io direi chiudiamo da qui, dottor Carano, con l'ingresso dell'hub vaccinale via Napoleona, dove, come abbiamo sentito, gli over 60 sono consigliati, ovviamente, un consiglio, e i dati, come ha detto il dottore, sono scesi, ma direi fisiologicamente siamo pieno agosto, ovviamente. Assolutamente. Poi cosa succederà a settembre? Vabbè, torneremo a vedere, perché credo che poi possa esserci un incremento, magari chissà, del numero di vaccini. Per il momento allora ricordiamo chiusura domenica e lunedì 14 e 15 di agosto. Il resto funzionate sempre. Buon lavoro, dottor Carrano. Grazie, Grazie. buongiorno a Direi tutti, che è arrivederci. tutto. Allora abbiamo fatto il punto della situazione e con i tamponi e con i vaccini dalla ex Sant'Anna, da via Napoleone è tutto, grazie, buona giornata. Ciao a tutti, grazie e un saluto anche agli amici che ci hanno seguito in diretta radio. Buongiorno a voi.